Abbiamo dal mago elegante, classico, col frac che fa apparire candide colombe dai fazzoletti, che è quello che fa sognare un po' il pubblico. E poi abbiamo il pickpocket, che è quello che ti frega i portafogli, ti porta via la cravatta, gli occhiali senza farti accorgere. Abbiamo le grandi illusioni si intende tutta la magia che viene fatta con delle grosse casse dove ci sono donne che vengono tagliate, rimangono sospese, eccetera. Quindi anche qui avremo Van Denon e Nicole, che è una coppia di professionisti di altissimo livello che gira il mondo con le grandi illusioni, che loro faranno poi la conclusione del Gran Gala. Poi ci sarò io, ci sarà la magica Gilly, che lei anche ormai è di casa qui al Castello Magico, e poi i Lucchettino, che loro faranno tra un mago e l'altro faranno i loro intermezzi comici, quindi diciamo per far ridere e divertire il pubblico. Poi avremo la manipolazione, tutto ciò che viene è dovuto è quasi esclusivamente alla destrezza di mano, e qui avremo Mirko, che Mirko è uno dei più grandi professionisti italiani, tra l'altro è stato anche insignito del maestro di magia. Ecco, lui farà manipolazione, dove vedrete palline, carte, candele accese che appariranno, scompariranno come niente fosse in mano. E quindi sicuramente uno spettacolo da vedere. Dopo invece la domenica sera abbiamo un one man show, one man per modo di dire, perché una coppia di artisti anche lì veramente internazionali, dove vedrete non solo magia, ma ci sarà magia, comicità, giocoleria, equilibrismo, sarà tutto un mix veramente veramente particolare. E un'altra cosa importante è che la magia non la vedrete solamente, ma chi vuole la può anche apprendere, perché sia sabato sera che domenica sera ci saremo io e Magica Gilly, una sera mi pare sabato nei panni del mago di Oz e Dorothy, e invece la domenica Harry Potter e Hermione, dove insegneremo ai bambini, ma non solo ai bambini, anche agli adulti, chi vuole, per fare dei giochi di magia. Prenderemo dei giochi di magia, quindi sarà una scuola di magia, se vogliamo, vera e propria, dove consegneremo poi anche un diploma. Ma non finisce lì, perché poi chi vuole approfondire, avremo anche due bancarelle che vendono giochi, trucchi di magia, perché ovviamente per fare magia a volte ci vogliono anche dei trucchi, delle cose preparate apposta, che magari non sempre si possono fare a casa, allora si prendono degli attrezzi già pronti. Quindi chi si vuole sbizzarrire si può anche improvvisare mago.